Ciao a tutti e benvenuti nel quinto episodio di Yu-Gi-Oh! Escile. Visto quanto avete amato gli scorsi episodi, non potevo far altro che portarvene ancora. So perfettamente che non vedete l'ora di scoprire quali saranno le carte di oggi. Quindi, iniziamo subito. La prima carta è personalmente una di quelle a cui sono, diciamo, affezionato. È Shura, la fiamma blu. Io per quasi un anno, fino a che non hanno limitato lui, ho avuto il deck alla nera. E questa che vedete accanto a me non è la versione originale. Cosa cambia, vi chiederete voi? Beh, guardate il suo pacco. Ok, praticamente in Giappone Shura è un uomo. E da noi, come per magia, è diventata una donna. Gli hanno appiattito qualsiasi cosa avesse lì davanti, in più l'hanno allargato tutto, in pratica. Da mutande a boxer siamo passati, ecco. Qui abbiamo poi Costellazione al Jedi. Questa è la nostra versione. Voi mi direte, ok, cosa avranno censurato, coperto, tolto? Ecco la versione giapponese. Mi sono interrogato abbastanza per capire cosa avessero cambiato. A parte il colore dell'armatura nella zona dell'inguine. La mia domanda è perché hanno cambiato quella zona d'armatura. Invece con Cyber Ginnasta è tutto più semplice. Questa è la versione giapponese, in cui ovviamente è troppo scollata. Anche se a me sembra un uomo, sinceramente, quindi non avrei visto il motivo per coprirla. Però, ovviamente, da noi sta tutta coperta. Ma da noi solo sulle carte. Se infatti guardiamo la puntata dell'anime dove c'è questa carta, è identica alla versione giapponese. Solo che ha lo sfondo cambiato. Quindi mi chiedo qual era il senso di cambiare anche la carta. A questo punto cambiatela pure nell'anime. Ma c'è molto di meglio. Ecco infatti Cyber Lady Arpea. Questa sua versione giapponese è abbastanza accollata, voglio dire, abbiamo visto molto di peggio con le Lady Arpea vecchie. Né gambe scoperte, né ginocchia troppo visibili, niente. Ma se voi notate, proprio sul seno ha due spunzoni. Quello visto da davanti addirittura risulta come un puntino bianco. E cosa vi fa ricordare quel puntino bianco? Niente, perché da noi ovviamente è sparito, in modo tale che nessuno potesse ricondurre a niente. Chissà cosa ci sarà sotto quell'armatura. Io penso che quelli che censuravano queste cose avevano proprio paura dei capezzoli. Non so da dove deriva tutta questa paura generale. Cioè, in fondo ce l'hanno tutti. Le donne non possono, non ho capito. Ecco infatti la nostra versione di Cyber prima. Ovviamente una tutina che non lascia trasparire nulla. Le tette, come ben sappiamo, sono state ridotte. Ma un'altra volta qua hanno fatto una cappella. Ora vi spiego perché. Questa è la versione giapponese, in cui vediamo ovviamente il seno più grosso. Qua è tutto aperto. E nell'anime che hanno portato da noi è rimasta praticamente uguale alla versione giapponese. Eccola qui. Hanno cambiato solo sfondo e posizione, ma per il resto è vestita identica. Quindi mi chiedo perché censurare nella carta quando nella televisione puoi vederlo. Sembra un ragionamento facile, in realtà è assurdo. Quella che vi farò vedere adesso è una carta che soprattutto i giocatori più grandi conosceranno sicuramente. Pomodoro mistico. Così come l'abbiamo sempre visto. Un pomodoro con la faccia umana e la lingua di fuori. È stato però stravolto dalla versione giapponese, che era molta più semplice e secondo me faceva anche meno paura. Eccola qua. Ovviamente non è stata modificata per togliere qualunque allusione a Jack O'Lantern. Infatti potrebbe ricordare la zucca intagliata nella notte di Halloween. Questa invece è la versione italiana di Ruota Carte. Ovviamente nulla di strano. E infatti, a parte le scritte sui nomi delle carte nella versione giapponese, sembra essere tutto uguale. Ma nella prima versione giapponese di questa carta c'è un errore madornale. Infatti, come possiamo vedere qua, Jerry Uomo Fagiolo era diventato un mostro con effetto. Purtroppo è impossibile da leggere, ma sarei curioso di sapere che diavolo di effetto gli hanno dato. Jerry Uomo Fagiolo, sì, con effetto. Sicuramente avrebbe spaccato i culi, sicuro. Passiamo ora ad una carta magia, Incantatrice Amazzoness. Vedendola avrete già capito che c'è qualcosa che non va. Infatti quel pentacolo non può durare molto su una carta degli Yugi. Assolutamente no, infatti in un secondo a noi è stato subito tolto e ci hanno messo questo simbolo qua, che ricorda l'emblema dei Freemasons. La cosa bella è che quello di prima non era proprio nemmeno un pentacolo preciso, c'erano almeno delle lineette. Però è vietato, niente, mi dispiace, niente. C'è poi un'altra carta magia molto conosciuta da chi gioca da tanto tempo a Yugi. Rito Magia Oscura. E questa è la versione nostrana, con quel simbolo dentro il cerchio che non si capisce niente cos'è in pratica. Ovviamente nella sua versione giapponese era molto più semplice e lineare, con un bel pentacolo, che secondo me forse ad un rituale aggiunge anche quel fascino in più. Ecco la versione italiana di Buten. Questa l'hanno censurata perché altrimenti sarebbe stata una bestemmia. Infatti vendiamo un dolce
maialino, ecco, che svolazza con le sue aletti d'angelo. Ovviamente nella sua versione giapponese non poteva di certo mancare l'aureola. È proprio così che mi immagino quell'imprecazione. Credo che sia la miglior rappresentazione figurativa che abbia visto, ecco. Forse avrei aggiunto solo la barba, ecco. Questa invece è una delle mie carte preferite proprio a livello di artwork. Celestia. Personalmente la ritengo una tra i più bei fedeli della luce. E questa è la versione che conosciamo tutti. Mi sembrerà strano, ma è censurata. Anch'io non me l'aspettavo perché ho detto, cavolo, cosa gli avranno censurato? Poi ci ho pensato e ho capito. Ovviamente un fedele della luce in origine aveva l'aureola. È vero che gli dà un tocco in più e un fascino in più, però sarà una delle carte che più mi piace, quindi mi va bene comunque. Invece il sipario magico nero, che è così nella sua versione italiana, è stato censurato perché in origine, indovinate un po', aveva un bel pentacolo al contrario. L'apoteosi proprio della censura, già quando è al dritto, via, subito. Penso che non abbiano nemmeno fatto in tempo a vederlo al contrario, che già l'avevano cambiato. Questa invece è la carta trappola Ciclo Acquaspecchio. Nella versione che noi conosciamo, la donna dai capelli rossi, che sarebbe Gishki Emilia, sembra quasi addormentata, ma nella versione giapponese invece sta soffrendo come un cane. Praticamente si è svegliata e si è accorta di quello che le stavano facendo. Invece c'è la versione giapponese di Cicatrice di Guerra, con del bel sangue rosso. Adesso hai intuito da noi quanto dura il sangue rosso. Niente, infatti noi non abbiamo umani, ma solo alieni dal sangue verde oppure blu. Comunque ho visto che il verde va per la maggiore ultimamente. Infatti si abbina proprio col mantello blu. Ecco poi un bel Xyz. Se ci fate caso, infatti, il re cecchino nella sua versione giapponese ha sulla spalla sinistra delle frecce, che sembra gli escano dal vestito. Bene, nella versione italiana, come vedete, le frecce sono state eliminate, ma è come se fosse rimasto il pezzo dentro il vestito. Quando fate le censure, per favore, fatele decentemente almeno, ok? Ecco il noto soldato ingranaggio antico. Vi sembrava la nostra versione, invece quella giapponese. Effettivamente è molto molto simile alla nostra. Peccato che nella versione giapponese, essendo antico, ha un'arma relativamente antica tra le mani. Mentre da noi ha subito un upgrade e gli hanno dato un mitragliatore laser. No che sia brutto, però... antico. E come sempre tutto questo per coprire il buco della canna dell'arma. Ecco giocoliere devastante, che mi sono sempre chiesto, ma di cosa è devastante? Cioè in fondo ha delle semplici palline in mano, come fa ad essere così potente? Era infatti intuibile dal timer qua in mezzo che nella versione giapponese era una bomba. Infatti vedete la miccia sopra la sua testa e tra le sue mani teneva altre bombe. Adesso è già più devastante, ecco. Doppio guerriero invece nella sua versione giapponese ha una bella arma tra le mani. Ovviamente troppo cruda per noi, quindi gli hanno dato una pistola d'acqua. Avete presente quelle azzurre che vendono al supermercato? Ecco, gli mancava solo quel pezzo sopra arancione dove si mette l'acqua dentro. Anche gli scout Amazones sono stati censurati. La loro unica colpa? È stata avere l'ombelico di fuori. Infatti a noi hanno messo una di quelle indimenticabili tutine a pezzo unico. Ecco poi la nostra versione di doppio tranello. C'è questo povero, piccolo esserino che sta per morire definitivamente. Almeno noi abbiamo dato un pizzico di dignità, visto che in giapponese era con le chiappe al vento. Sì, ovviamente aveva anche le corna, ma quelle sarebbero andate via comunque da noi, non vi preoccupate. Ma almeno, come di nostra consuetudine, gli abbiamo donato dei vestiti. C'è infine Artorigus, re dei cavalieri nobili. Anche il valoroso Artorigus da noi ha fatto una brutta fine. Cioè, l'hanno reso meno virile, ecco. Questa è la nostra versione, che ha tutta quell'energia blu che gli scorre addosso. Ma mai come quella giapponese dove sembra avere un pene così. Può sembrare esagerato, ma tanto molta della sua energia proverrà sicuramente da lì. Anche l'episodio di oggi finisce qui. Qua accanto a me trovate gli episodi vecchi se non l'aveste visti. E qua sopra quello nuovo quando uscirà. Quindi se volete vedere prima possibile il sesto episodio arriviamo a 6.000 mi piace. Appena li metterete, come in questo caso, uscirà subito. Ovviamente commentate scrivendomi altre carte censurate che conoscete. Oppure se avete voi delle carte censurate in giapponese. Quindi vi ringrazio per aver visto il video. Come sempre tutti i link ai miei social li trovate in descrizione. E se non l'avete fatto per sapere quando uscirà il prossimo video, iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo al prossimo video.